Serie horror pazzesco e assurdo del canale incredibile Bendy e The Ink Machine. Allora, incredibile, come al solito devo fare una piccola introduzione perché siamo nel primo episodio di una nuova serie incredibile su un canale incredibile che durerà per un po' di tempo, perché dopo questo qui ci sarà tipo il sequel, poi c'è uno spin-off, poi uscirà il capitolo nuovo. Insomma, Bendy ci accompagnerà per un bel po' di tempo. Ho messo i sottotitoli, questo gioco è in lingua italiana, ho aumentato anche l'audio del gioco incredibile. La luminosità facciamo 85 così per sicurezza, in caso poi la diminuisco la prossima volta. Tra l'altro c'è lo store anche di Bendy, ragazzi, un giorno vi prometto che mi comprerò delle mascottine di peluche incredibili di tutti i giochi horror che abbiamo fatto sul canale, ragazzi, ve lo prometto. Due paroline e ci buttiamo in questo gioco incredibile. Cosa so di Bendy io? Assolutamente niente, ragazzi, non so un cavolo. Deduco che questo affarino, che è la mascotte del gioco, si chiami Bendy, e The Ink Machine dovrebbe essere tipo la macchina dell'inchiostro, quindi è un qualcosa che ha a che fare con l'inchiostro. Lo stile mi fa impazzire, lo stile molto cartoon retro mi fa veramente veramente impazzire. E poi non so altro, ragazzi, sinceramente non so veramente niente. Livello di quando ho iniziato Poppy Playtime, che sapevo solo dell'esistenza di Huggy Wuggy e basta. Mi avete anche detto che il gameplay di Bendy mi farà, come dire, respirare un'aria di godo rispetto a Dark Deception. Ragazzi, io vi voglio credere, lo scoprirò tra poco, incredibile, se mi avete detto la verità o mi avete trollato, incredibile. Però l'hype ce l'abbiamo, ragazzi, io direi di buttarci incredibile. Spero si veda tutto bene, in caso ditemelo incredibile. Iniziamo una nuova serie horror sul canale incredibile, Bendy e The Ink Machine, che tra l'altro era arrivato al secondo posto nel sondaggino SUS che avevamo fatto qualche mese fa, dove ha vinto Dark Deception. Quindi, ragazzi, incredibile, 3-2-1, save 1, vai! Nuovo gioco, vai, ragazzi! Si parte! Allora, con calma, ragazzi, che pensavo fosse in italiano, quindi devo un attimo riandare nel mood Poppy Playtime e tradurvi tutto. Allora, caro Henry, it seems like a lifetime, quindi sembra che è passato una marea di tempo, possiamo dire, da quando abbiamo lavorato a quel cartone insieme. 30 anni sono volati via, come a non sentirli. Se sei tornato in città, vieni a trovarmi nel mio vecchio workshop, nel mio vecchio negozio. There is something I need to show you, c'è qualcosa che ti devo far vedere. Il tuo migliore amico, Joe Drew. Attenzione, ragazzi, sappiamo benissimo che quando un gioco horror inizia con un fogliettino alla Poppy Playtime può soltanto che peggiorare la nostra situazione. Chi avrà scritto questo fogliettino? Poppy, speriamo di no, incredibile. Quindi noi ci chiamiamo Henry, questo tizio si chiama Joe Drew, io sono in full blind, se mi perdo robe incredibili scrivetemi tutto quello che vi pare e recupereremo tutto negli episodi extra, come sempre, tranquilli. E noi torniamo in città dopo tanto tempo, pure questa cosa sus, facevamo cartoni animati, quindi molto godo verso questa cosa praticamente. Lo stile, ragazzi, di questo gioco è qualcosa di allucinante, mio godo, quanto è bello. Capitolo 1, immagini in movimento. Ah, all right, Joey, I'm here. Vediamo se troviamo quello che mi volevi far vedere. Nuovo obiettivo, trova la macchina dell'inchiostro. Suggerimento, esplora l'ufficio. Ah, ok, beh, in italiano, ragazzi, è un'altra cosa. Calcolate che questo gioco mi pare che è del 2017. Infatti lui è considerato, nella community del Mascot Horror Gaming incredibile, uno dei capostipiti ufficiali insieme a FNAF. C'è un amore nei confronti di questo gioco veramente assurdo, quindi me lo voglio godere al massimo. Allora, noi siamo entrati nel negozio incredibile. Ragazzi, lo stile mi ricorda, sapete che cosa, lo stile di disegno così un po'? Avete presente la serie di The Walking Dead, un pochino in stile cartoon? Io giocai i primi, mi pare, 4 capitoli ed era fatta veramente, veramente bene. Se l'avete giocato capirete perfettamente quello che sto dicendo. E già qui iniziano dei misteri sus, ragazzi. Mi sa che la macchina dell'inchiostro, come dire, ha prodotto troppo inchiostro, mi dicono dalla regia. Allora, leggiamo tutto, ragazzi, con calma. Bendy in Little Devil Darling. Ok. Quindi queste sono tutte insegne dei cartoni animati che loro hanno fatto con Bendy. Quindi ipotizzo che il nostro protagonista e questo Drew sono i creatori di Bendy. Bendy in Dancing Demon. Ok. Silly Vision, quindi la loro casa di produzione si chiama la Silly Vision. With Boris the Wolf. Ah, si chiama Boris lui, va bene. Bendy in Ship Songs, va bene. Ok, c'è un Bendy bellissimo. Ok, ragazzi, voglio andare pianissimo, ragazzi, eh. Ah, giusto, io non so i tasti. Ah, meno male che ho premuto E, ragazzi. Vedi, già stavo per dimenticarmi qualcosa. Con E si interagisce con le cose, quindi devo stare attento. Quindi questa porta immagino non si apre, eh. Ok. Ho preso un barattolo. Ok. Qui non posso aprire niente. Qui c'è una sedia. Tutto chiuso. Wow.
Distretto dell'Arte, Ink Machine, Teatro e Break Room. Ma fammi capire, ma il Joy Drew Studios è il nome anche proprio dei produttori del gioco, giusto? Allora, questa mi sa che è la direzione giusta. Allora, andiamo... Posso correre? No, non posso correre, poco poco. Allora, andiamo a esplorare da questa parte prima. Wow, ragazzi, ma quanta roba c'è da vedere qua. Eccolo qua, Ben. Ok, la mia vecchia scrivania, ho sprecato molto tempo in questo, insomma, a disegnare sketch. Ma lo sai che il design di Bendy è incredibile? Lo adoro. È adorabile. Togli di muro, dopo che me ne sono andato, penso che avessero bisogno di alcune persone per sostituirmi. Allora, io deduco questa sia la strada sbagliata, quindi faccio bene a esplorare, come al solito. Questa posso aprire? No. Work hard, work happy. Questo è molto Poppy Playtime, devo dire. Ah, ecco che abbiamo preso un barattolo di bacon soap, una zuppa di bacon. Delicious. E beh, se lo dice Bendy, allora deve essere buono per forza. Una maglietta ce la prendiamo? No, non possiamo prendere magliette. E qui, ragazzi, c'è la parte più importante di ogni ufficio incredibile. Il cesso. Incredibile. Posso dire che avere un Bendy in bagno è un po' inquietante? Cioè, neanche si può stare un po' in privacy al bagno. Incredibile. E poi, certo, se ti bevi la bacon soup, passi più tempo al bagno che a lavorare, io ve lo dico. Quindi qui ci lavoravano quelli che hanno sostituito il nostro protagonista, incredibile. Perché lui lavorava qua, era il pezzo grosso, poi se n'è andato. Dopo 30 anni è tornato. Però il cartone animato deve essere andato bene. Tutto distrutto poi qua. Qui tutto chiuso. Lui ci doveva far vedere qualche cosa, eh? Io premo E in continuazione, ragazzi, per vedere se posso prendere dei fogli, eh? Io sono sicuro che questo sia proprio il nome dello studio di sviluppo del gioco. Questi invece del gioco, dentro il gioco, si chiamano pare Silly qualche cosa. Un Bendy gigante. Ma possiamo interagire col cartone? Sì, possiamo interagire. No, non fa vedere niente. Se la spengo? Niente. Vabbè, ok, lasciamola accesa. Vabbè, anzi, spegniamola, va. Tante volte ci fosse un segreto se la spengo, va. Ok. Art Department ci siamo stati, dove venivano creati i disegni. Ink Machine da questa parte, c'è anche il teatro e la Brick Room, quindi la stanza per riposarsi. Dreams come true, i sogni diventano realtà, va bene. Mi fa ridere che tutto questo inchiostro si potrebbe interpretare quasi come sangue. Ok, ragazzi, sono non preso di più. Sono presissimo. Ok, quindi porte tutte chiuse per adesso. Ok. Questa? Questa non si apre. Chiusa pure questa. Uscita. Ok, qui dobbiamo saltare. Ink output key. Ok, questa è una schedule di lavoro. Danger keep out. Watch your step. Vabbè, ok, dobbiamo saltare qui. Ok, space per saltare. Vabbè, grazie. Comunque io ho preso già una cosa extra, cioè la zuppa. Il gioco non è che mi ha spiegato come interagire con gli oggetti, quindi sono io incredibile. Wow. È gigantesco sto studio di produzione. Vabbè, molto lo spiega che può interagire con gli oggetti. Però noi abbiamo già preso una cosa in più del gioco, quindi godo. Ok, prendiamo le batterie. Io, ragazzi, ripeto, non ho ancora capito come si apre l'inventario, se c'è l'inventario. Quindi io spero di non essermi già perso descrizioni incredibili, come in Poppy Playtime. Però io sto premendo di tutto, ragazzi, ma non mi si apre nessun inventario. In caso, ragazzi, ce le rileggiamo quando lo rigiochiamo. Mettiamo le batterie. Ok. Vediamo cosa nascondi laggiù, vecchio amico. Va bene. Danger, keep out. Ok. Ok, abbiamo attivato un ascensore. Beh, diciamo che come studio per creare cartoni animati, la prima parte andava bene. Qui già cominciamo ad andare nella parte più oscura, mi sa, eh? Ok. Particolare, devo dire. Questa è la famosa Ink Machine. Nuovo obiettivo, accendi la macchina. Suggerimento, posizionare la centrale. Si sarà aperta la porta, sus. Si è aperta la porta per andare avanti, ma si è anche aperta questa porta qui. Quindi mi fai capire che si sono aperte altre porte? Perché così allora il mio istinto di esplorazio si apre. Andiamo qua. Tutto bene, signore? Tutto a posto? In caso torniamo indietro. Oh, ma quante bacon soup ci sono? Oh. Ragazzi, io prendo tutto, ma io non capisco, ma me le sto bevendo o le metto nell'inventario? Ah, posso giocare con le freccette? Beh, che tiro del cavolo, scusami, amico, però. Ragazzi, so come chiudermi per tutto l'episodio? Allora, voglio fare centro in questo gioco incredibile. Posso avvicinarmi? No. Niente. Mannaggia, ragazzi, dai! Non è che c'è un achievement se faccio centro? Ragazzi, vi giuro che ero bravo a sto gioco, eh? Quando ero ragazzino.
Mannaggia. Quasi. Mannaggia. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Basta, 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 che mi ci chiudo e poi non andiamo più avanti. Qui che cos'è? Better get overtime for this. Ok, ho fatto il ticket. Another day, another dollar. Un altro giorno, un altro dollaro. Punching in. Ah, mi sa che è per salvare questo. Don't forget to punch in. You could save your job. Ah, you could save your job. Mi sa che sono per salvare i dati di salvataggio del gioco, mi sa. Ok. Va bene, ragazzi, quindi qui abbiamo sbloccato il salvataggio. Va bene. E le freccette sus. La prima di andare da questa parte, a questo punto, guardiamo se sono aperte le porte. Ragazzi, l'avete visto che si è spenta una luce da sola? Apriamo? Non mi aspettavo, ragazzi, si aprisse questa porta. Ok che si è spenta la luce, però non me l'aspettavo. Questa stanza è un po' misteriosa. We will set us free. Ah, ecco fatto. Noi saremo liberi. Ok. Ho preso un achievement per aver acceso la radio. Ok. Prendiamo le zuppe. Ma posso spegnerla? No, non la posso spegnere. Ok, ragazzi, ho acceso la musica, va bene. Quindi direi di andare avanti. Ok. Ok. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Quale sarà la direzione giusta? Sì, qua dentro hanno dei problemi con le luci, eh. Ok. Ragazzi, ma secondo voi ci sarà un achievement se le prendo tutte? Boh, non lo so, io continuo a prenderle intanto. Wally Franks. A questo punto non capisco qual è il piano di Joe per questa azienda. Le animazioni sicuramente non vengono finite in tempo. Non vedo il motivo per cui abbiamo bisogno di questa macchina. È rumorosa, è disordinata. E chi ha bisogno di tanto inchiostro in ogni caso? Inoltre Joey aveva qualcosa del nostro lavoro. Abbiamo messo questi piccoli piedistalli nella sala pausa per aiutare gli dei a mantenere la calma. Dobbiamo mantenere le cose funzionanti. Credo che abbia perso la testa. Ti dico una cosa, se un altro di questi tubi scoppia, io sono fuori. Wally Franks, quindi questo era uno che lavorava qua dentro, che non capisce il motivo per il quale il titolare e il nostro collega di fatto si è chiuso nei confronti di questa macchina che ipotizzo abbia costruito lui, che consuma tanto inchiostro, fa tanto rumore e dà fastidio anche a questi qui che lavorano normalmente. Quindi li voleva sostituire, ipotizzo, con questa macchina che faceva tanto lavoro rispetto a loro. Posso dire che questa cosa mi ricorda da morire Bioshock? Ne ho giocati parecchi, ragazzi, fino a Infinite, quindi c'ero molto affezionato alla serie di Bioshock. Ok, ragazzi, molto interessante. Non capisco, ragazzi, se questa è la direzione giusta o no, eh. In caso torniamo indietro. Un'altra soap. Qui ci sono un po' di ragnatele. Qui? Ah, qui è il teatro! Ah, che carino! Ok. Il fatto che a noi ci è arrivato quel bigliettino misterioso di venire qui e noi siamo venuti qui e il posto è distrutto. Cioè, qui sembra che non c'entra qualcuno da una marea di tempo. Quindi molto Poppy Playtime questa cosa. Quindi ve la butto così. L'avrà scritto veramente il nostro collega quel biglietto? C'è anche qui la Poppy reference incredibile, perché è molto sus, capite, no? Un peluche di Bendy. Ok. Pressione dell'inchiostro. Ok, non posso interagirci. Questa posso usarla? No. Ok, no, ragazzi, questa zona del teatro, quindi è inutile per adesso. Posso interagire con niente. Posso prendere giusto le bottigliette. Prendiamole tutte. Ripeto, non so se c'è un achievement per prendere tutte, ma noi le prendiamo tutte, va bene. Tra l'altro, ragazzi, vedrete spesso questa maglietta rossa in questi video che sto registrando recentemente, perché oggi calcolate che cercherò di registrare almeno 3 video di Genshin tra oggi e la prossima volta, quindi mi vedrete spesso con la maglietta rossa, è incredibile. Ok, noi siamo arrivati da qui. Siamo andati qui. Questa è chiusa. Qui c'è il teatro e abbiamo sentito questo affare. Noi adesso dobbiamo andare da questa parte ed è cascata un'asse di legno. Va bene, tutto nella norma. Ok, iniziano i problemi, deduco, eh. Iniziano i problemi. Allora, l'obiettivo qual era? Accendi la macchina, suggerimento posizionare la centrale. Forse la centralina? Allora, lì c'è la leva, però io devo andare qui dentro. Allora, questo è il tizio che abbiamo visto prima, che credo si chiami Boris. Oh my god. Joey, cosa Joey, what were you doing?
Per carità, come risposta del nostro protagonista ci può stare, però se io fossi stato al posto suo, la mia prima domanda sarebbe stata: perché c'è un fottutissimo personaggio che io ho creato 3D morto, incredibile? Questa sarebbe un'affermazione giusta, non Joey cosa stai facendo? Cioè non ti fai una domanda di come ci è arrivato questo coso qui? Va bene ragazzi, ok, questa porta si apre. Ragazzi, tra l'altro mi sembra che al torace è spaccato, quindi non so se gli voleva prendere il cuore, forse, boh, non lo so. Who's looking now? Chi ride adesso? Povero Boris, non ha fatto una bella fine, eh? Quindi qui invece che Poppy Playtime che creano direttamente umani giocattolo, c'è una macchina che li produce. Nasce, cresce e muore. E qui c'è tutto questo inchiostro. Ok. Mi sto andando sempre da un'altra parte, ragazzi, eh? Ah! Abbiamo aperto uno shortcut? Sì, era uno shortcut, ragazzi. Siamo tornati dall'altra parte, quindi dobbiamo andare a accendere la macchina. Ok. Wow. Ora che ho visto le candeline sembra quasi un altare con qualcosa da sacrificare. E Boris è stato sacrificato apposta, eh? Sus. Ah, amici, eccoci qua. Ripara la macchina dell'inchiostro. Suggerimento: trovare e posizionare gli oggetti. Ho capito già dove vuole andare a parare, perché infatti Boris aveva una chiave nel petto. I libri li abbiamo visti. Ok, ho capito, però evidentemente quegli oggetti che abbiamo visto fino adesso c'erano, ma non ho potuto interagirci perché dovevamo arrivare qua. Adesso che siamo arrivati qua, secondo me posso toccarli e prenderli, va bene. Quindi ci serve un inchiostro, una nota musicale, il pupazzetto l'ho visto, il macchinario, la chiave inglese e i libri. Ok, più o meno li ho visti tutti mentre esploravamo, tranne, mi sa, il coso di inchiostro. Completiamo questo puzzle sus. Ah, ragazzi, mi sa che inizia il gioco, eh? Mi sa che è iniziato il gioco, ragazzi. Non è normale che un cartonato di Bendy, ragazzi, mi faccia questo piccolo jumpscare. Tra l'altro, per un attimo, vi giuro, sembrava che si muovesse in base a come mi giravo io. Infatti, chi l'ha messo qui? Amici. Allora, il primo oggetto, ragazzi, è la chiave inglese dentro Boris, ragazzi. Io ho il terrore ci sia un jumpscare qui, ve lo dico sinceramente, eh. Ragazzi, prepariamoci, eh. Non posso interagire? Ok, sì, ho preso la chiave inglese. Ora qui c'è un osso e una pianta. Ma c'era pure prima la pianta? Non ci ho fatto caso. No, ragazzi, l'osso non lo posso prendere. Quindi, in qualche modo, qui c'è un osso di qualche cosa, forse. Una pianta. Lui ha sacrificato Boris, deduco il nostro collega. Cioè, gli ha spaccato il torace, gli ha preso forse il cuore. E non si sa che ci ha fatto. Molto sus, secondo me, questa scena deve essere importante, ragazzi, ricordiamocela. Ma dobbiamo tornare un attimo al teatro e prendere il pupazzetto di Bendy, che sta da questa parte. Stiamo attenti, ragazzi, che qui la situazione è problematica. Ragazzi, c'è un mood veramente spicy, eh. Sono presissimo. Ok. Ok, abbiamo preso il pupazzetto di Bendy. Ok, quindi abbiamo preso due oggettini. Gli altri mi sembra di ricordare che erano all'inizio, se ricordo bene. Questo me lo ricordavo. Ink, no, inchiostro no. Perché ci sono delle ossa in giro? Pure qui c'è un osso. Ah, il disco musicale. Beh, certo, ha senso. Però sicuro c'era un barattolino di inchiostro da qualche parte, l'avevo visto. Eccolo, lo vedi che me lo ricordavo? Ho detto che stava da queste parti. Abbiamo il barattolo d'inchiostro, il disco, la musica, il pupazzetto. Ci serve un libro. Eccolo, lo vedi? Questo è tutto. Lo vedi? Mi ricordavo, ragazzi. Un minimo di memoria visiva incredibile mi è rimasta, vedete? Che bravo. Ah, ma è sparito il coso di Bendy, ragazzi. Avete visto? Non c'è più? Sus. Allora, posizioniamo gli oggetti. Pupazzetto, un disco musicale, inchiostro, ingranaggio, chiave inglese e il libro. Ora devo soltanto far scorrere l'inchiostro in qualche modo. Ci deve essere una leva qui da qualche parte, quindi posso avviare il motore principale. Ah beh, dobbiamo tornare al teatro. Trova la valvola di pressione. Ok, sì, questa mi sa che era nella zona del teatro. L'avevamo vista prima. Tra l'altro The Dancing Demon. Questa cosa fa un po' ridere, eh. Il demone danzante, eh. Quindi Bendy è un piccolo demone, un piccolo diavoletto. Avrebbe senso. Ok, torniamo al teatro, eh. Mi guardo sempre attorno, ragazzi, perché
Ragazzi, questo era un antipasto di jumpscare. Io non so se questo gioco ha tanti jumpscare. Questo mi ha preso, bravi. Ho alte aspettative, ragazzi, per questo gioco, eh. Veramente alte. Per favore, Bendy, non mi deludere. Eccolo, ma guarda che simpatico questo Bendy, eh. Io me l'aspettavo 3D Bendy. Non me l'aspettavo un cartonato sus, eh. Quindi pure i cartonati si muovono qui. Guarda che birbante, Bendy con le manine sporche. Inchiostro. Non l'ho accesa io, ragazzi, è accesa da sola. Manca solo che mi fa un jumpscare e esce dallo schermo, sarebbe il top. Beh, io accendo questo affare guardando lo schermo, eh. Pressione dell'inchiostro. Ah. Amici. Amici? Non è normale? Ok, non mi aspettavo che aprire questa valvola facesse letteralmente riempire questo luogo di inchiostro. Ok, va bene. Ma è a tempo? No, non credo sia a tempo. Ok, ragazzi. Va bene, sono intrigato. Questi tubi che portano inchiostro. Cioè, sembra quasi che questo studio sia vivo. Siamo come vasi che portano il sangue, ma inchiostro. È tutto molto inquietante e creepy. Guarda come si muovono. Cioè, sembra tutto vivo, capito? È assurdo. Ok, abbiamo salvato. Ok, andiamo a accendere la macchina, ragazzi. Momento della verità, un'altra piantina. Cioè, fammi capire, cresce dall'inchiostro, cresce la vita? Tipo le piante? Sus. Ragazzi, 3, 2, 1. Macchina time. Ok, abbiamo acceso la macchina dell'inchiostro. Va bene. La macchina è accesa. E mo? Dobbiamo tornare dall'altra parte? Ah, ma che bello! Avete visto che si sono spente le luci e si sono accese solo determinate luci su delle cose più inquietanti, tipo su Boris. Il resto è tutto buio. Non promette bene. Boh, ragazzi, devo tornare alla macchina, forse dall'alto. Era qua, no? Sì. Ok. Scusami. Corri, 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 corri. Via, 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 via. Bravi. Wow. Mi avete veramente fregato bene. Sembrava veramente Bendy, ma più cattivo, non so come dire. Era tipo Bendy violento, non so come. Bendy palestrato sembrava. Poi noi stavamo scappando, ma guarda caso, si è rotto il pavimento e siamo finiti nei piani di sotto. Wow, ragazzi, io devo concludere l'episodio. Posso salvare? Ah no, non posso salvare. Tocca andare avanti, ragazzi, allora. Sentiamo Thomas Connor. Sto prendendo una marea di achievement, comunque. È buio e ghiacciato e ora è bloccato indietro a tutti i muri. Giuro che questo maledetto inchiostro sta già arrivando alle mie ginocchia. Quindi l'inchiostro è vivo in qualche modo. Chi ha pensato che questi tubi scadenti potrebbero tenere sotto questo tipo di sforzo? O non sa niente in merito alla pressione o a una specie di idiota, riferito al capo nostro. Ma ora la parte peggiore di tutto questo sono i rumori del sistema. Attenzione, questo posto, questa macchina, tutta questa faccenda non è naturale. Lo puoi scommettere che farò qualsiasi tipo di lavoro per Mr. Joy Drew. Non so se la traduzione italiana è proprio corretta. Comunque lui dice come fa questo posto a reggere la pressione di tutto questo inchiostro. Ma soprattutto questo inchiostro sembra quasi vivo, no? Te lo ritrovi alle spalle nel momento quando meno te l'aspetti. Però lui dice poi, vedi, puoi scommettere che farò qualsiasi tipo di lavoro per Mr. Joy Drew. Quindi poi alla fine però lui continua a lavorare per questo posto. Tocca girare la manovolina, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, l'inchiostro è andato via. Vabbè, ragazzi, andiamo un attimo avanti. Vorrei trovare un salvataggio e poi ci fermiamo, ragazzi. Io mi ritengo veramente soddisfatto da questo primo episodio. Danger, keep out. Pericolo, rimani fuori. Giriamo pure questa. Ok, stiamo facendo calare via l'inchiostro in qualche modo. Giriamo pure questa, terza manopola. Wow, mi piacciono i suoni che hanno messo per l'inchiostro. Adesso si apre. Apri un nuovo cammino, suggerimento, un'ascia può aiutare. Ragazzi, siete seri? Posso usare le armi?
Potrebbe diventare il mio mascot horror game preferito, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Posso usare le armi. Sapete che voglia un po' più le armi che avevo di colpire con gli Smiling Critter, ragazzi? Ma avete idea? The creator lied to us, capirai, ragazzi. Il creatore ci ha mentito. Sei serio? Se colpisco le botti esce l'inchiostro, carino. Ok, bel dettaglio. Ragazzi, ma che figata. E poi, tra l'altro, un'ascia qui, immagino ce l'avrà lasciata qualcuno che lavora qua. A tutti i mostri qui, fatevi sotto, eh. Ho un'arma devastante qui, un'ascia più 10. Ritiro quello che ho detto, non c'era bisogno di essere così violenti. No, 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 non c'è bisogno, scusate, scusate. Scusate, non volevo fare questo, scusate, è scoppiato tutto. Ragazzi, ma devo finire l'episodio. Non volevo fare tutto quanto oggi. Questo è un rito satanico, palese. Cosa avete fatto? Cioè, quindi hanno usato la macchina dell'inchiostro per creare dei riti col demonio? Ragazzi, però così è dura, eh. Così è dura, eh. Terzo jumpscare in un video, ragazzi. Non ci sono abituato più io, eh. Capitolo 2, la vecchia canzone. La mia testa, cosa è successo? Ok. Wow. Allora, immagino ci sia solo una cosa da fare, insistere. Prova a trovare una via d'uscita. E ci siamo risvegliati proprio qui dentro. Trova una nuova uscita. Suggerimento, un'ascia può aiutare. Se torno indietro, tutto distrutto. Allora, se dovessi fare qualche battuta per teorizzare il mood, c'entrano riti satanici, c'entra la morte, c'entra la vita, c'entra la macchina dell'inchiostro che produce inchiostro che sembra quasi sangue. Quindi l'unico collegamento che mi viene in mente è che il nostro collega, quando noi ce ne siamo andati, o ha creato questa macchina o ha fatto un patto col demonio e il demonio gli ha dato la macchina, ma la macchina necessita sacrifici. Ma allo stesso tempo, come poi abbiamo visto in Poppy Playtime, qui non sono giocattoli, sono creature che tu disegni che prendono vita, però sono un po' come, se vogliamo, dei giocattoli, passatemi il termine. E loro hanno scritto: il nostro creatore ci ha mentito. Insomma, ragazzi, c'è un mood molto pericoloso e noi ci siamo dentro fino al midollo, secondo me, eh. Va bene, ragazzi, io direi che questa puntata assurda di Bendy può finire qua. Abbiamo finito il primo capitolo. Prossimo episodio andremo avanti. Ragazzi, sono preso da morire. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo alla prossima puntata.